Spiegami, secondo te, cosa significa la Madonna che dice grazie per aver risposto alla... Mamma che dice a suoi figli grazie, perché è una mamma che vede, che noi vogliamo, che tutti quelli che sono venuti in mezzo, e quello penso io, non è Madonna spiegato, io dico adesso, non cambiate le mie parole con le parole della Madonna, io penso che lei vede ognuno da noi, legge il cuore di ognuno da noi. E voi tutti che siete venuti qua in Medjugorje, secondo me tanti hanno lasciato un euro per poter venire, allora ci sono sforzati, vengono qua, viaggio lungo, corrono sulle colline, sole, allora vogliono, vogliono aprire il cuore, vogliono conoscere Dio di più. E Madonna vede quello, e lei dice grazie, grazie che volete, ma insistete, io sarò con voi. Lei sempre dice io sarò con voi, allora lei ci aiuterà, lei ci darà mano, perché l'unica cosa che Madonna vuole è darci suo figlio. Noi possiamo avere tutto cosa esiste in mondo, ma se non abbiamo pace, non abbiamo niente. Ma l'unico vero pace è solo quello che ci dà Gesù. Io vedo qui anche ragazzi, e tanti nostri ragazzi pensano, esempio, quelli che sono conosciuti, che sono star, soprattutto quelli di Hollywood, che loro sono fortunati perché hanno tutto. A me piacerebbe se avete potuto vedere loro come si buttano su ginocchi, sulla collina in mezzo di sassi, come piangono, come chiedono pace. Hanno detto abbiamo pensato con tanti soldi, abbiamo tutto. Dopo abbiamo visto che avere tanti soldi non vuole dire avere pace. Dopo alcol, droga, buddismo, niente, ma solo Gesù è quello che dà vero pace, e quello è che Madonna vuole a noi, suoi figli, che abbiamo vero pace. Volevo chiedere, a dicembre 2012 gli scienziati pensano che ci sia l'allineamento dei pianeti con il riferimento del Sole al centro della galassia. E paventano che ci siano dei cataclismi. Ci può essere qualcosa di questo, di riferimento nei messaggi di Medjugorje? No. Quello è già terza volta che dicono che ci sarà fine del mondo. Questo però è riportato anche dagli Incas. Noi dobbiamo pensare per voci. Come siamo oggi, che a me importa, come quando ho parlato a un gruppo di Napoli e c'era un ragazzo molto simpatico e lui sempre chiedeva segreti, sempre segreti, segreti, e io l'ho guardato in occhi, sai, ho detto cosa a te vuole dire se io ti dico che il primo segreto è fra 10 giorni, a tu muori domani, e lui è scappato, e lui ha pensato che io so che lui muore domani. Io dovevo correre dietro di lui e dirlo che io non so quanto lui muore, che quello è solo un esempio. Per quello anche tu che dici dicembre 2012 è così, ma io penso per oggi, cosa succede se oggi Dio mi chiama? Come sono? Mi devo vergognare davanti di lui da tutto quello che ho fatto, posso anche un po' alzare occhi? Oggi devo pensare, non domani, perché domani già può essere tardi. Ecco, devo, anche cosa penso, devo cominciare a cambiare se stessa, a non cominciare con te. Io, come ho visto nella mia esperienza, sempre si dà colpa a qualcun altro, a nessuno non vuole cominciare da se stesso, perché io posso cambiare te se io sono cambiata, se io ho conosciuto Dio. Io ricordo una volta in chiesa nostra, noi abbiamo avuto apparizione in sacristia, quella parte destra, e era tutto pieno dentro, in chiesa, poi migliaia di gente. E noi abbiamo chiesto a Madonna, sei contenta adesso perché così tanti pregano? E lei ha detto, figli miei, quanti dita voi avete sulle vostre mani, così tanti pregano. Ecco una curiosità, Miranda, giusto proprio per... No, non sono giornalista.
Io divulgo, non sono giornalista, perlomeno non vengo pagato, quindi non sono... Tanti domandano appunto, per rispondere a tanti, dei segreti, ma solo una curiosità, tu non conosci le date dei segreti? Io conosco tutto. Cioè i segreti tutto. Hanno già una data? Sì, conosco tutto, ma penso che non sono io quella che tiene segreti, penso che è Dio quello che tiene Certamente. Segreti, perché questo penso per un esempio solo. Gli ultimi medici che hanno esaminato noi vigenti erano uni di Austria, di Innsbruck, dove c'è un istituto per soprannaturale, e hanno preso me per quelli, tutti i macchinari e tutto, e loro in mezzo di altre cose mi hanno ipnotizzato e mi hanno messo sulla macchina della verità, e durante l'ipnosi mi hanno tornato apparizioni, sai, quello è durato lungo, ma per dire esempio, loro sotto ipnosi mi hanno potuto chiedere cosa vogliono, ma sui segreti non potevano niente. Per questo penso che Dio è quello che tiene segreti, non io. E sì, sì. Io anche con la mia vita normale posso averla perché è Dio quello che mi dà la forza, che mi aiuta. Ma non c'era un segreto che voi con le vostre preghiere avete come... mitigato. Settimo. Segreto. Madonna, io ero in Sarajevo quando ho ricevuto quello segreto e ho pregato, Madonna, se è possibile che un pezzo di quello segreto si cambia, e lei ha detto solo pregate, e eravamo tanti che avevo pregato tanto tempo, e dopo quando avevo apparizione una volta Madonna ha detto, sai un po' di dice in italiano, questo si è cambiato, ma non mi chiedete mai più una cosa così, perché questo che viene da Dio deve essere rivelato, vogliamo sì. Manifestato. Sì. Io sono salita a piedi, scalza, sono salita anche qua, sono scesa e mi trovo una macchia bianca qua sopra. Ho detto, non ho toccato niente. Dico, come può essere questa macchia? Adesso io vedo una M, però gli altri, padre, donna... non l'ha vista, le altre persone con gli occhiali non l'hanno vista, io la vedo solo io, una M grande qua, mi sa di no, perché se voi vedete qualche cosa, sentite qualche cosa, questo è per voi e voi con la vostra preghiera dovete capire perché, cosa è che Dio vuole da voi, lo stesso come noi quando abbiamo visto Madonna nessuno non ci poteva spiegare cosa ci sta succedendo. Solo nostra preghiera ci aiuta. Grazie. Mi è venuto a ridere perché signora dice se l'ha andata a piedi. All'altro giorno sulla collina, l'altro giorno c'erano quattro ragazzi d'Italia in una macchina e non conoscevano me, per prima volta sono venuti in Međugorje, io ero davanti a casa e loro mi chiedono può andare con la macchina sulla collina. Io ho detto, nessuno non è riuscito, poi provate. Chissà. No, io sono andata a piedi. Questi segreti ci dovrebbero avverare nell'arco della vita della nostra generazione. Così. Io tutto cosa potevo dire su segreti potenti. Segreti sono segreti, non possono imparare. Qui si fa la distinzione, Miriana, la distinzione tra avvertimenti e segreti. Qual è la distinzione? Dicono separazione, dicono 10 segreti, però i primi 3 sono avvertimenti, avvisi, ammonimenti, richiami, esortazioni. Questo noi non abbiamo detto, però è scritto su giornali, libri, così. Per questo bene che padre mi ha ricordato che posso io come sorella dirvi non spendete soldi comprando tutti quei libri che ci sono, perché vi dovete credere, tanti vengono in Međugorje e stanno una settimana e scrivono libro. A noi nessuno non chiede niente. E anche che cosa vi servono quei libri? Secondo me prendete libri di preghiera, come avere Santa Messa con cuore, come pregare con cuore. A questi su Međugorje, su noi vigenti, nessuno non aiuta, a questi non aiutano di trovare Dio. Preghiere sono quelle che aiutano, soprattutto 80% non è la verità, 80%.
fiato lo tiene uomo. Guardava, non lo so, ha detto perché non esiste, noi donne non gli abbiamo dato un angolo solo così, ma purtroppo, ma scherzo, io e mio marito, l'avete visto Marco, lui viene da una famiglia cattolica, è nipote di padre Stavo, quello sacerdote che è morto a Krishnas. Noi siamo cresciuti insieme, ma ci conosciamo da piccolini. Sempre a estate abbiamo in stessa casa, perché mia zia è anche zia di lui, ma noi non siamo famiglia. Così anche dopo in scuola, università, sempre eravamo insieme. E lui, non devo cambiare io, lui già per lui Dio era il primo posto. E in tutto questo lui mi aiuta, ce l'ho con foto di lui e anche mie figlie mi aiutano con tutto il cuore, perché gli abbiamo insegnato fede, gli abbiamo insegnato di amare Dio e di capire tutto quello che si sta succedendo, perché io sempre dico alle mie figlie anche, chiunque viene in Medjugorje viene a casa sua, perché dove c'è la mamma c'è la casa, e noi tutti dobbiamo aiutarli di sentire che sono a casa. Tutti hanno responsabilità, non solo i genti, tutti in paese. Per questo io non vedo una cosa difficile, perché per esempio mi piace alzarsi molto presto, verso le 5, così anche prima, e pregare, perché così posso pregare in pace e cominciare la giornata con Dio, con la preghiera. Perché per me pregare vuol dire riposare, è il mio colloquio con mio Dio, quando siamo io e Lui soli insieme. Sono momenti veramente che tengo con una molta gelosia, sono più veri momenti. E dopo, come tutte le altre donne, lavare, stirare, cucinare, per me anche lavorare e pregare, anche questa è una preghiera, anche in quello si cresce. Se io mai pensavo se Medjugorje sarà così mondiale, non pensavo mai, perché per voi come italiani è un po' difficile capire come era qua. Esempio, era vietato dire Medjugorje. Se tu vivevi a Mosca, ad esempio, e avevi ragazza a Medjugorje, tu non potevi venire a vederla. Erano poliziotti ogni 300 metri, controllavano tutti, scrivevano chi era arrivato, a che ora, perché. E dopo se sei venuto due giorni in Medjugorje, giorno per giorno, ti portano interrogatori di comunisti, non sono gentili, sai, non ci sono avvocati e così, se solo con loro. E con tutto questo che era vietato, in pochi mesi tutti hanno saputo per Medjugorje, perché quando è una cosa di Dio, non si può fermare. Io ricordo quando padre Slavko e io siamo andati in foresta in Africa, c'era una chiesa di legni, ma proprio dove sono quelli neri tutti, e noi, io e lui entriamo in quella chiesa per avere la messa e per parlargli sulla Madonna, e loro ci aspettavano con la canzone Gospa Majka Moja, quella ma imparata in croato. Allora anche di là si è sentito, anche una volta nessuno non mi ha avvisato prima, a tutti hanno pensato che io so. Quando sono venuta a Croce Blu per pensione, già non sono tutta sua, perché passo notte, tutte notte in preghiera, perché sono in ansia, sai, non vedo il momento quando sarà pensione e tutto. E vedetevi il mio posto, vengo su Croce Blu, tutti indiani su Croce Blu, indiani quelli con, non di India, quelli con Telerossa, tutti con quelli, sai, sì, anche con le gonne, e tattoo, tutto, io non sapevo cosa sta succedendo, sai? E dopo mi hanno detto che loro sono venuti in Medjugorje e che sono vestiti così per onore della Madonna, per far vedere anche i sacerdoti di loro, era tutto da qua fino a qua con tattoo tatuato e con qui una gonna, ma anche da loro è venuta la Madonna e sono venuti in Italia. La comprerò anch'io quella gonna. No, per favore. Ti posso fare una domanda? Ti dispiace di criticare? Io prego per voi da quando siete entrati in casa mia, che Dio vi aiuta di capire perché siete qua e che cosa è che vuole da voi. Da quando siete arrivati io prego ogni sera per questo, con tutto il cuore, perché ognuno da voi ce l'ha un
sua croce. Ognuno da voi ce l'ha un bisogno, ha bisogno della mamma. E io prego che lei vi fa sentirla, che sentite che siete amati, siete protetti, che c'è una mamma che veramente vi vuole bene come siete. Ti amo. Ti amo. Bravo. Siete stati portati nell'aldilà e chi ha visto inferno, paradiso, purgatorio? Questa era carina, perché era all'inizio le poliziotti, come poliziotti portavano, prima giorni subito, come poliziotti portavano noi dirigenti agli interrogatori, appena mattina sono riusciti a nascondersi solo Vizca e Jacob. Jacob aveva 9 anni e mezzo, così più o meno. E quando la donna è apparsa loro due. E lei gli ha detto, adesso vi porterò con me. E loro hanno pensato che muoiono perché vanno con la Madonna. E Jacob ha detto subito, Madonna madre mia, porta Vizca, lei ha 7 fratelli e sorelle. Il figlio unico della mia mamma. E la donna ha detto, io vi solo voglio fare vedere che paradiso, purgatorio e inferno che esistono. Allora loro due hanno. Siete stati recentemente di nuovo interrogati perché il Papa ha istituito, lo sappiamo dappertutto, una commissione sul fenomeno Medjugorje presieduta dal Cardinale Ruini con un gruppo di teologi che si concluderà con una risposta. Cinque cardinali. Vi hanno interrogati di nuovo, eccetera. Qualcuno dice che per fine di questo anno ci sarà una risposta. Guarda, noi tutti abbiamo dovuto scrivere un documento che stiamo attenti. E io devo rispettare questo, che non devo dire niente, cosa abbiamo parlato e tutto altro. Posso dire solo che c'erano 5 cardinali, veramente. Erano gentili, bravi, e io sono contenta che la nostra Chiesa è presa in suoi mani questo, perché hanno detto che Medjugorje ormai è uscito dalle dogane della Croazia, ormai è mondiale, e per questo il Vaticano ha preso i suoi mani. Viviana, ci descrivi come si presenta la Madonna? L'hai detto un po' all'inizio, no? La prima volta con l'abito grigio, qui hai parlato delle lacrime della Madonna. Ci descrivi un po' come si presenta? Guarda, forse meglio che con un esempio vi provo a descrivere. Per esempio, se io pensione qua con voi, e noi tutti siamo in ginocchi, preghiamo, io vi vedo, vi sento, prego con voi, va male. E quando è il momento, quando Madonna appare, quando viene, sta vedendo, non so come dire, io sento dentro di me così forti emozioni. E io so quello è il momento, e so se Madonna non appare a quel momento, esplodo dalle emozioni che le sento dentro di me. In quel momento sparisce quella stanza. Voi, non c'è niente, c'è solo tutto azzurro come cielo e Madonna in mezzo. E da quel momento io non sento niente più da fuori e non vedo niente più. Non sento neanche il mio corpo. Esempio, l'ultima volta quando andavo a Croce Blu, come voi italiani siete molto temperamenti, vostro temperamento latino, andando su Croce Blu, Pellegrini mi hanno spalla tirato fuori. Non hanno voluto, ma sai, dalle emozioni è andata fuori. Io sentivo un dolore, non ti dico, e ho portato mano così, sono andata su Croce Blu e quando mi sono inginocchiata vedevo solo lacrime, perché qui mi faceva male proprio, pensavo che svenisco e solo pregavo dentro di me, viene Madonna, non ce la faccio, sai. E quando Madonna è venuta, io avevo male normale, dammi il mio amico, lui sempre registra ogni variazione. Io avevo male tutto normale, muovevo normale, ma dopo variazione di nuovo vedi che spavano nel vento e hanno dovuto subito mettergli a posto. Per questo vi dico solo per dire che io non sento il mio corpo quando è variazione. Madonna è sempre stessa. Lei non è invecchiata, sai che io non sei invecchiata in questi anni. Ha sempre, la prima non tocca terra mai, è sempre, diciamo, mezzo metro dalla terra. E penso che un po' più alta di me
penso, perché è un po' difficile dire, sai, io sono su ginocchi a lei è mezzo metro dalla terra, ha sempre vestito grigio con velo bianco, solo per Pasqua o Natale è come un colore dorato, ma io quando dico grigio, dorato, sono solo colori che di più somigliano ai nostri, non è nostro grigio, non è nostro dorato. Ha capelli neri, lunghi, perché come ce l'ha velo si vede un po' alla parte destra, un po' qua e un po' qua. Ha occhi azzurri, è bellissima, sai, non ti ho detto niente, perché per me è molto impossibile descrivere quello che si trasmette sul viso della Madonna. Io ricordo che noi come bambini l'abbiamo chiesto, domande di bambini, abbiamo chiesto come è possibile che sei così bella, e lei con un bellissimo sorriso lei ha detto: perché amo, se voi volete essere belli, amate. Quando era quell'operazione, era all'inizio, Jacob aveva 10 anni, quando Madonna è andata, lui ha detto a noi altri dirigenti: io penso che Madonna non dice la verità. E noi l'abbiamo sgridato, sai come ti permetti di dire che Madonna non dice la verità? E lui ha detto, come bimbo, sai, innocente, di 10 anni, lui ha detto: ma guarda noi vigenti, qualcuno da noi possono amare tutta la vita, ma mai saranno belli come dice la Madonna. Lui non aveva capito su che bellezza Madonna sta parlando. Io sempre dico, anche adesso lui non capisce, tanto ormai abbiamo perso la speranza. Durante le apparizioni ogni tanto piangi, ogni tanto sorridi. Ecco, ho detto, fa così anche la Madonna? Ho detto che da lui registra tutto, e lui ogni volta mi dà DVD, si dice così, l'apparizione. Io non l'ho guardato mai, sì, perché per me è troppo doloroso sapere che in quei momenti io vedevo Madonna, non mi piace, non guardo. Per questo io non so come sono io durante l'apparizione. Sai, quell'apparizione ogni 2 mesi è per quelli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. Madonna sempre parla su di loro. E lei come mamma ha un grande dolore per i suoi figli. Ma piange anche lei? Lacrime in occhi l'ho vista tante volte. Perché lei sa cosa aspetta questi figli. Lei vuole tutti i suoi figli sulla strada giusta. E come mamma soffre quando vede i nostri cuori duri, ma sai, vedere sofferenza della Madonna è una cosa che a me anche adesso parlare ho problemi, sai, mi vengono subito lacrime, perché io ho visto tante donne che soffrono sulla terra, sai, vedi sulla faccia che soffrono, che hanno dolore, ma questo dolore della nostra madre, sul viso di lei che si vede, che ogni muscolo trema dal dolore, vedi sul viso che ogni muscolo parla di dolore, e per me è questo molto difficile vedere, però, e dopo girarsi, dopo l'azione, vedere che ancora non hanno capito, ancora pensano altre cose, non quello che davvero è finito, che è importante. Esempio, senza gamba si può andare in paradiso, senza mano si può andare in paradiso, ma senza anima, dove c'è Dio come lei, non si può. E quello, quando noi capiamo quello, sarà molto diverso. Mi dà la scusa, incontri mai Padre Iozzo? Adesso è difficile perché lui è in Zagabria. Ecco. E allora è molto difficile muoversi così, non so che sta bene, una parrocchia in Zagabria. Messaggio, loro non dicono esempio messaggio come ha detto la Madonna, prendono metà di messaggio così per creare, sai, qua la Madonna, come quando hanno detto Madonna ha detto che questa è l'ultima volta che lei è sulla terra, non è vero, Madonna ha detto questa è l'ultima volta che sono sulla terra in questo mondo, e io penso che lei voleva dire così tanti vigenti, così lungo tempo, a non che non verrà mai più. E anche quello che hanno detto che quando cominciano i segreti, che quelli che non avranno tanti figli. Ma quelli che avranno, che è buono avere molti figli. Che è buono avere molti figli. E cosa per le donne che non possono avere figli? Non è scelta.
Liliana, come rispondete a quelli che fanno la domanda, che dicono, anche tra sacerdoti, vescovi a volte, o fedeli, semplici fedeli, ma non è possibile che sia tutto vero, 31 anni, la Madonna che appare sempre. Solitamente tu come rispondi a questa obiezione, a questa difficoltà? Cioè che è un periodo troppo lungo che la Madonna viene per 31 anni. Sì, cosa rispondi? Io vi dico che quando cominciano a risolversi le cose, perché cosa Madonna ci sta preparando, loro capiranno perché così tanti anni, perché è una preparazione, è un viaggio con la Madonna, è un pellegrinaggio con lei, e sarà tutto chiaro. A questi che dicono così, sai, o quelli che dicono altre cose, sono questi che vogliono, ma non sanno come, cioè, si difendono con questo, sai, se tu vuoi, per esempio, quando vieni in Medjugorje, se tu vuoi trovare qualche cosa che non va bene, troverai subito, subito lo trovi, ma se tuo cuore cerca solo questo, meglio che sei rimasto a casa, che non hai speso soldi così per giudicare qui. Se tu hai il cuore aperto con la preghiera e se tu vuoi conoscere Gesù di più, tu conoscerai, tu capirai. Come l'altro giorno c'era una signora con una famiglia in Italia e quella signora mi ha detto che ha tanti problemi con figli, con marito, tutto. E il gruppo di lei è andato e hanno dimenticato loro, famiglia di quella signora. E lei 3 ore sedeva qua, camminava sulla strada, sedeva qua e si lamentava sul gruppo. E io ho detto, scusa signora, se mi permette che ti dico, ma tu, con così tanti problemi che mi hai detto che hai, ti lamenti 3 ore e 3 ore perdi sedendo qui in ristorante. Croce blu, con la collina, mettiti sui ginocchi, preghi Madonna, non aspettare che Dio ti butta qualche cosa perché tu sei quella che sei arrivata. Gente non capiscono, pensano che ad esempio devono dire a me, ma chi sono io? Io sono come tutti gli altri, perché io ce l'ho miei croci, miei problemi, Madonna non mi ha detto mai non ti preoccupare, anche io dovevo per tutto pregare come ognuno da voi. L'importante è dire a Dio, l'importante è inginocchiarsi davanti a Gesù e parlare con Lui, perché noi qui sulla terra siamo tutti stessi, non ci sono quelli che preghiere si ascoltano di più e quelli che preghiere si ascoltano meno, come una mamma sulla terra. Se tu ce l'hai 2 o 3 figli, tu non puoi dire che sei vera mamma se vuoi un figlio di più degli altri. Ma potete pensare nostra madre celeste, quanto lei ci ama, con stesso amore. Io quando dicevo per apparizione, quando la signora mi ha chiesto, io non sono stata in paradiso, ma per me stare con la Madonna è stare in paradiso. Tutte le mamme mi capiranno, io 2 figli, come tutte le mamme do la mia vita per loro senza pensare, ma quando sono con la Madonna durante l'apparizione non esistono, io non mi ricordo che ce l'ho figli, io solo voglio stare con la Madonna, io solo voglio che il nostro incontro non smette mai, perché mi hanno chiesto se Madonna mi ha toccato, se io ho toccato Madonna, mai, ma non ho sentito neanche il desiderio, perché lei quando ti guarda tu hai sensazione che sei amato, protetto, voluto, importante, ma hai il sentimento del paradiso. Per questo io dico, apri il cuore, lasci Madonna che entra, non perdi tempo per le cose che non sono importanti, apri il cuore solo per la preghiera, dai che Madonna può parlare a te, che ti può guidare, che può fare un apostolo da te. Tra tutte le cose che la Madonna ha detto in questi 31 anni, questo per la nostra vita spirituale, per il nostro impegno, quale pensi sia la cosa in assoluto, la più importante da fare subito? Per me amore, amare, subito cominciare a amare, perché per me anche il più importante messaggio è amare. Io penso che quando noi, il nostro padre chiudete orecchi, io penso quando noi vieniamo davanti a Dio, che Dio ci chiederà solo una domanda.
quanto amore avete avuto. Perché se tu hai amore per tutti che incontri, se vedi Gesù in tutti i fratelli e sorelle, tu non puoi uccidere, rubare, fare male, tradire, perché tu vuoi bene per la persona. Per questo per me più importante il messaggio è amare, imparare a amare come Gesù amava noi. Io quando prego via Crucis, ad esempio, quando Gesù diceva ho sete, ma lui non aveva sete dell'acqua, aveva sete di ancora qualche nostra anima. Per questo per me è pregare Dio tutti i giorni che io posso amare come lui ci amava tutti, ma non amare quelli che sono gravi con noi,